Continuiamo con Shooting Tips. Abbiamo ricevuto tante altre domande dai nostri lettori e oggi le rivolgiamo ad un altro grande campione che è Massimo Fabrizi, che è qui con noi al Trap Concaverde per rispondere a queste domande. Allora Massimo, partiamo dalla prima. Come allineare l'occhio alla bindella? Guarda, partiamo che non c'è una regola fissa. Ci sono delle... Poi ogni persona si può trovare meglio a avere l'occhio allineato più alto sopra la bindella o qualcuno leggermente che la bindella taglia l'iride. Credo che la misura che va meglio sia che l'iride poggi sopra la bindella, sia all'altezza giusta per sparare al trap. Allora Massimo, un'altra domanda che ci fanno in tanti: si spara con un occhio chiuso o con entrambi aperti? No, si spara alla fossa olimpica, si spara con tutti e due gli occhi aperti, perché chiudendo l'occhio sinistro, prendendo la mira solamente con l'occhio destro, di solito per un destro l'occhio dominante, succede che sei allineato, il problema è che perdi visuale. Soprattutto a sinistra, avendo l'occhio chiuso sinistro, perdi il piattello che va a sinistra, lo perdi quasi completamente. Quindi si spara quasi sempre esclusivamente con gli occhi aperti, proprio per avere la massima visuale. Anche perché una volta che il calcio, il fucile, ha il calcio su misura, il fucile riporta a... alle tue esigenze, dove guardi va la fucilata, quindi praticamente non abbiamo problemi di dire non ci sono, non sto dietro, sto davanti, rimane che se dove guardi va la fucilata è meglio avere tutta la massima visibilità. Massimo, nella fossa olimpica dove guardare? Dove guardare? Quando uno imbraccia il fucile non c'è una vera altezza dove guardare, è semplice dire guardare dove esce il piattello, però queste sono sensazioni che ogni tiratore le ha diverse. Ci sono persone che guardano avanti nello sfondo del campo, delle persone che guardano proprio dove mettono il fucile all'uscita del piattello, dove esce il piattello loro guardano. Quindi io posso dire che io metto il fucile, il mirino fuori dal testimone, da dove esce il piattello, e focalizzo lo sguardo lì, la mia esperienza, quello che faccio io. Poi ci sono altri tiratori che fanno diversamente, quindi è anche valido quello che fanno gli altri. È una cosa molto non c'è una regola, è molto soggettivo. Massimo, quanto anticipo bisogna dare nel tiro? Questo è un mondo che possiamo stare qui a parlare per settimane, mesi. Non c'è un vero anticipo, anche perché bisogna calcolare la velocità del piattello, l'angolo del piattello, quanto è alto il piattello. Il nostro si chiama tiro a volo, è molto istintivo, quindi praticamente è un tiro in movimento. Io non ho mai praticamente detto a quel piattello gli devo sparare 3 metri avanti, 2 metri avanti. Quando fai il movimento, l'anticipo te lo dà il fucile stesso. Se tu fai il movimento giusto, non hai bisogno, tiri al piattello, perché nella progressione che fa il fucile, arrivando sul bersaglio e sparando, praticamente il piattello si rompe. Allora Massimo, domanda un po' particolare. Quando c'è il cosiddetto occhio dominante inverso, quindi rispetto all'imbracciata del fucile, si può fare il tiro a volo o è meglio lasciar perdere? No, si può fare il tiro a volo. Bisogna usare delle accortezze dove riesci, devi usare degli occhiali dove bendi con dello scotch trasparente o opaco, quindi diciamo che vai a offuscare l'occhio sinistro o l'occhio destro, dipende da qual è l'occhio dominante. E andando a offuscare questo è come se sparassi con un occhio chiuso, non proprio, perché ce l'hai sempre aperto, non vedi nitido, però vedi sfocato. È un po' più difficile, però non è che ci sono stati dei tiratori che con l'occhio dominante inverso
sono riusciti a fare degli ottimi risultati, come ci sono dei tiratori che, avendo l'occhio dominante sinistro, hanno iniziato a sparare di sinistro. Incredibile, come Silvana Stanco. Quindi l'occhio dominante poi condiziona, sì, anche, esatto, il braccio. Lei, praticamente, avendo l'occhio dominante sinistro, invece è destra, ha imparato a sparare di sinistra. Bene, quindi sicuramente la prossima intervista a Silvana Stanco gli chiederemo anche dell'occhio dominante. Bene. Allora Massimo, il tiro a volo, l'abbiamo detto più volte, è uno sport di concentrazione. E magari ognuno ha le sue regole, i suoi modi. Nel tuo caso particolare, tu che metodo usi per concentrarti? Non è semplice. La concentrazione è un allenamento, anche quella. Io l'unica cosa che riesco a fare è cercare di non pensare, di essere concentrato a quello che faccio, ad avere delle sensazioni mentre sparo, proprio per rimanere concentrato in quello che sto facendo, così pensieri estranei non mi vengono in testa. Per esempio, do attenzione all'impugnatura alla pistola del calcio, sento la pressione sul calcio, sento la pressione sulla stina, quando porto il fucile in spalla sento la pressione, sento tutte queste cose che non mi fanno pensare ad altro. Io, questa è la mia. Poi ognuno ha i metodi di concentrazione diversi. L'importante è cercare, nel nostro sport è brutto dirlo, ma cercare meno pensi e meglio è. Grazie Massimo, grazie per aver risposto alle domande dei nostri ascoltatori di Shooting Tips. Ne avremo altre di domande, e probabilmente le riproporremo a te o altri tuoi colleghi. Intanto grazie a voi, è stato un piacere.